Dai. Siamo con Sergio Pellissier, autentica bandiera del Chievo Verona. Sergio, finalmente un po' di relax, un po' di mare dopo una stagione sofferta, ma sicuramente soddisfacente. Beh, soddisfacente perché abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Non era semplice, è stata un'annata un po' complicata, difficile, però alla fine ci possiamo godere un po' le vacanze in tranquillità. Questo premio leader in campo, riceverai insomma questa onorificenza, sicuramente è un motivo di soddisfazione per Beh, mi riempie di orgoglio, vuol dire che qualcosa di positivo ho fatto e questo è un premio che ti può far capire quanto sei stato utile magari a tanti ragazzi più giovani di te che magari stanno ancora crescendo, magari avevano bisogno di aiuto e questo è molto bello. te. In cosa ti senti leader in campo e fuori? Ma io credo che quando tutto va bene sia semplice fare il leader o essere contento, essere partecipe. Il problema è quando le cose sono negative, che non arriva più quello che vuoi, non riesci a ottenere i tuoi risultati, tutto ti sembra che ti remi contro. È lì che devi cercare di dare una mano, essere positivo, lottare magari e fare una corsa in più degli altri, o magari incitare o riprendere o magari anche insultare, a volte serve anche quello per riuscire a far spronare altri giocatori e questo penso che faccia parte del giocatore di esperienza. Caratteristiche che appartengono anche un pochino a Miroslav Klose, quanto è importante il rinnovo per la Lazio, ma anche in funzione della crescita dei giovani. Beh, ma Klose penso sia uno dei giocatori, degli attaccanti più validi che ci sono adesso in attività. È un esempio, è un lottatore, uno che si impegna sempre al massimo, aiuta la squadra. Penso che sia molto importante per la Lazio, soprattutto poi sapendo che quando non c'era lui la Lazio ha fatto molta, molta fatica. A me piace tantissimo, è un ragazzo eccezionale, quindi credo e mi auguro che possa rimanere. Klose è molto bravo nel far salire la squadra, Pellissier garantisce profondità, sarebbe una coppia ideale. Sì, no, può essere, questo è indubbiamente giocare a fianco a un giocatore del genere è più semplice per tutti, lo ha dimostrato in qualsiasi squadra dove è andato, ha sempre fatto gol e li ha fatti fare anche gli altri, quindi indubbiamente magari me ne farebbe fare anche a me tanti. Alla Lazio c'è una situazione di contestazione un pochino delicata, come si dovrebbero comportare i giocatori secondo te poi in queste situazioni? Beh, Dio, non è semplice perché tutti i giocatori, dal primo all'ultimo, vorrebbe sempre far bene, vorrebbe che tutte le cose fossero positive, ma purtroppo non è così. Non si gioca da soli, ma si gioca contro tante altre squadre e purtroppo dove ci si aspetta sempre tanto, e la società Lazio è una società importante, quindi ti aspetti sempre che faccia sempre bene. Non è semplice farlo e quindi magari entri in difficoltà e quando non arrivi risultati arrivano magari anche qualche insulto, qualche cosa in più e purtroppo entri in un tunnel che non riesci a uscirne. Quindi non è semplice per i giocatori, sarebbe bello che sia i giocatori che la tifoseria facessero la pace perché altrimenti si sfascerebbe una società dove ha fatto veramente bene negli ultimi anni. La stagione della Lazio è stata un pochino deludente, non è stata centrata all'Europa, secondo te da dove si può ripartire? Ma si può ripartire da dove ha sempre fatto la Lazio, ha sempre iniziato alla grande, ha lottato per tutti gli obiettivi, è normale che quest'anno è stato un anno un po' particolare dove ci sono state tante squadre che magari di solito lottavano per la salvezza o per il campionato medio, hanno fatto veramente bene, ecco, tra queste c'è il Torino, il Verona, il Parma, tantissime squadre che purtroppo hanno tolto punti anche alla Lazio e si è ritrovata in una situazione un po' particolare, ma la Lazio era lì anche quest'anno. Purtroppo quest'anno c'era più bagarre e non è riuscita a entrarci. Grazie a Sergio Pellissier. Grazie.